Ben ritrovati a tutti gli amici di Mondo Futsal Sud Pontino. Siamo qui con Matteo Di Martino, vice capitano della Virtus Fondi Calcio a 5. Faremo con il vice capitano della squadra fondana due chiacchiere sul momento della squadra allenata da mister Paolo De Simoni. Partiamo subito con la prima domanda. Matteo, cosa hai provato nell'ultima partita? Hai indossato la fascia di capitano, la prima per te in questo campionato nazionale di Serie B. L'avevi già indossata l'anno scorso in Serie C1, però ecco, cosa si prova ad essere il capitano della prima squadra fondana che disputa un campionato nazionale come quello di Serie B? È un onore per me rappresentare la città di Fondi in un campionato nazionale. È stata un'emozione bellissima davanti a un pubblico folto e caloroso. Peccato per la sconfitta, ma stiamo lavorando per raggiungere traguardi importanti. Ecco, come dicevi giustamente tu, una sconfitta quella di sabato con il punteggio di 4-0 contro l'Innova Carli Sport, comunque formazione di tutto rispetto, ora terza in classifica se non mi sbaglio, giusto? Giusto. E quindi adesso dovrete lavorare per migliorare la vostra situazione, un avvio non facile con soli 3 punti nelle prime 7 partite. Sicuramente ci si aspettava un campionato difficile, però ecco, quali possono essere i motivi di una vostra partenza, diciamo così, un po' troppo lenta? Sapevamo delle difficoltà che andavamo incontro al campionato, le squadre sono tutte ben attrezzate con 3-4 stranieri nella propria rosa, noi siamo tutti ragazzi del posto, locali, ci danno una mano ragazzi di Terracina qui vicino nelle parti, quindi sapevamo quello che dovevamo fare, stiamo lavorando per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza e tutto qua quello che ci aspetta, da lavorare tanto e raggiungere i nostri obiettivi. Nonostante le numerose sconfitte, in ogni caso la Virtus Fondi occupa il 10° posto in classifica, un piazzamento che a fine anno vi consentirebbe di rimanere nella categoria. Quali sono secondo te le reali possibilità, le concrete possibilità per voi di centrare l'obiettivo della salvezza quest'anno? Noi ci puntiamo tanto alla salvezza perché sarebbe motivo d'orgoglio per tutti noi rimanere in un campionato nazionale tramite i nostri sacrifici. E sinceramente ci speriamo e ci crediamo fortemente, perché altrimenti non avremmo proprio cominciato questa esperienza bellissima. Ecco, quando registriamo questa intervista ricordiamo anche al pubblico a casa che ci troviamo proprio nella settimana di sosta prevista per le nazionali. Sabato il campionato sarà fermo e sicuramente per voi questi sono giorni in cui avete l'occasione per lavorare, per limare quei difetti che si sono visti magari nelle prime giornate. Ecco, ti chiedo questo: quali sono gli aspetti sui quali dovete lavorare maggiormente per migliorare la vostra situazione di classifica? Allora, noi stiamo lavorando tanto sulla fase finalizzativa della partita, perché purtroppo creiamo ma sbagliamo tanti gol. È una questione di concentrazione che il mister ci sta inculcando pian piano e speriamo di migliorare sotto questo aspetto e poi di mantenere la concentrazione per l'arco dei 40 minuti, che appena sbagliamo purtroppo veniamo subito puniti dagli avversari che sono esperti e cinici. Ecco, per te questo ovviamente lo ricordavamo prima, come per tutti i tuoi compagni, è il primo campionato a livello nazionale. Soltanto cinque anni fa giocavi ancora nella Serie D provinciale. L'anno scorso 20 gol invece già per te in Serie C1 tra campionato e Coppa. 2 anni fa nel vittorioso campionato di C2 addirittura 25. Quest'anno qual è l'obiettivo stagionale a livello personale di Matteo Di Martino? Quest'anno raggiungere la doppia cifra sarebbe già un bel traguardo per me e ci spero e lavoro ogni allenamento per questo, grazie al mister e ai compagni che sono sempre disponibili e danno tutto per il bene di questa società, come i dirigenti che sono sempre lì a seguirci ogni allenamento, il presidente che è una figura fondamentale per noi, lo saluto e lo ringrazio per tutto quello che fa per noi e gli stiamo tutti vicino nonostante l'episodio sfortunato che ha avuto 2 settimane fa e gli mando un abbraccio forte e una pronta guarigione. Benissimo, e concludiamo questa intervista con un parere da parte tua sul prossimo avversario, la Real Torgianese, che ha rifilato sabato scorso destando una grande impressione, 12 gol al Nursia, formazione umbra che aveva ben figurato fino a questo momento. Torgianese che ora con questa bellissima vittoria si è portata al 2° posto della classifica. Sarà per voi quindi un'altra trasferta molto dura. Ti chiedo quale sarà la chiave, quale potrebbe essere la chiave per tornare a Fondi con un risultato positivo.
Noi ce la metteremo tutta da parte nostra, stiamo lavorando bene la fase difensiva per poi essere pungenti nelle ripartenze, qualcosa che siamo predisposti a fare nel nostro gioco. E poi speriamo che una squadra umbra ci ha portato bene, e non si sa mai che riusciremo a fare un'altra volta questa impresa. Sappiamo che è difficile, che loro hanno un giocatore come Schurz che l'anno scorso disputava un campionato di Serie A e noi lo guardavamo in televisione. Adesso trovartelo a fianco in campo è motivo di orgoglio e vanto, e noi lavoreremo tanto e speriamo di fare questa impresa come l'abbiamo fatto a Foligno. Esatto, ricordava giustamente Matteo Di Martino la vittoria di Foligno, e allora ci auguriamo che il fattore Umbria possa di nuovo sorridere alla Virtus Fondi, e con Matteo Di Martino ci diamo appuntamento più avanti, e naturalmente ci auguriamo di trovare la Virtus Fondi in una situazione di classifica diversa, Matteo. Speriamo bene, incrociamo le dita e andiamo avanti, grazie. L'appuntamento per tutti gli appassionati del futsal provinciale e regionale è sui soliti network mondofutsal.net, 26lettere.it e sportpuntino.com.